sia la luce. Usiamo un po' del nostro tempo per analizzare i fatti e come l'evoluzione li spieghi tutti così bene. Primo, i fossili. Ora, i fossili forniscono prove veramente valide per l'evoluzione e studiando questi fossili si può vedere come gli organismi siano cambiati nel corso del passato, in quanto siamo in grado di vedere i piccoli cambiamenti incrementali che sono avvenuti in milioni di anni. Più indietro andiamo, più vediamo che tutto ciò che è veramente vivente si è evoluto da un singolo punto di partenza. Questo è ciò che ci è stato insegnato a scuola, ma adesso andiamo più in profondità esaminando la questione dei registri fossili. Qui non si sta negando il fenomeno dell'evoluzione in sé, ma la faciloneria con cui si cerca di far passare il messaggio che tutto è già spiegato, che tutto è perfettamente chiaro, la fotografia è palese e lampante, il quadro è davanti a noi. Non è così. Ci sono dei salti tra le varie specie che appaiono con chiarezza nel registro dei fossili. Ascoltiamo l'opinione di un vero esperto nel campo, Gunther Beckley, un uomo che ha scoperto 180 nuove specie fossili e ha pubblicato più di 160 articoli scientifici. Spesso si pensa che la documentazione fossile sia di grande supporto per la teoria di Darwin. In realtà le cose non stanno affatto così. La teoria predice cambiamenti lenti, ma la documentazione fossile mostra cambiamenti rapidi. La teoria predice che nuove forme si accumulino grazie alla somma di passaggi infinitesimali, ma la documentazione fossile mostra che queste compaiono dal nulla improvvisamente. Iniziamo dalla più famosa improvvisa comparsa di forme di vita nella storia geologica, l'esplosione del Cambriano. Il geologo Laskin spiega: quasi tutti i principali phyla degli animali viventi compaiono repentinamente nel periodo cambriano e in un battito di ciglia geologico, una finestra che va dai 5 ai 10 milioni di anni. Nell'esplosione cambriana riscontriamo che molti diversi piani corporei appaiono senza precursori evolutivi diretti. Infatti, un libro di testo di zoologia sugli invertebrati dichiara che i phyla animali appaiono completamente formati al punto che la documentazione fossile non risulta di alcun aiuto nella comprensione di come queste specie e questi piani corporei siano potuti comparire. Ma l'esplosione del Cambriano è un'eccezione? Perché di solito sentiamo dire che la testimonianza fossile dimostra chiaramente che gli organismi non appaiono improvvisamente. Il fenomeno dell'apparizione improvvisa nella documentazione fossile non è solo un caso eccezionale. In realtà è un andamento che si ritrova dappertutto. L'origine della vita, l'origine della fotosintesi, l'esplosione di Avalon, il grande evento di biodiversificazione ordoviciana, la rivoluzione terrestre siluro devoniana, la rivoluzione Necton del Devoniano e quella degli odontidi, l'esplosione degli insetti del Carbonifero, le esplosioni Triassiche, l'origine delle piante floreali, l'origine delle farfalle, la rivoluzione neoaviana degli uccelli moderni, la radiazione dei mammiferi placentati, l'origine del genere Homo e infine la rivoluzione umana del Paleolitico superiore. Ora, questo è un elenco piuttosto sostanzioso di salti evolutivi nella documentazione fossile. Esaminando la letteratura tecnica, si possono trovare riferimenti a un'esplosione di pesci, un'esplosione di uccelli, un'esplosione di dinosauri, un'esplosione di mammiferi e persino l'origine del nostro genere Homo è stata descritta come una teoria del Big Bang dell'evoluzione umana. Questo perché nella documentazione fossile si osservano organismi di tipologia completamente diversa che appaiono istantaneamente, senza questi cambiamenti graduali che la teoria di Darwin aveva predetto. Nel mezzo del periodo carbonifero ritroviamo il primo insetto volante e la cosa che colpisce è che non ci sono fossili di loro precursori, non ci sono transizioni credibili, solo voilà, questi modelli anatomici già completamente articolati. Cerchiamo di stimare esattamente quanti danni crea la testimonianza dei fossili alla teoria dell'evoluzione darwiniana. L'antropologo Jeffrey Schwartz, sostenitore dell'evoluzionismo, è molto diretto.
La maggior parte dei gruppi di organismi, dice, appaiono nella documentazione fossile completamente sviluppati e impazienti di iniziare, in contraddizione alla descrizione che Darwin fa dell'evoluzione. Alcuni scienziati dicono che queste testimonianze fossili appaiono improvvisamente, ma che continuando a scavare si troveranno tutti gli anelli mancanti. Beckley ritiene che questa spiegazione oggi non sia più plausibile. Ed ecco perché. Immaginate di avere un nuovo hobby, camminate lungo la spiaggia e collezionate stelle marine, conchiglie, lumache. Ogni giorno trovate qualcosa di nuovo. Ma con l'andare del tempo tutto si ripete e alla fine arriverà il giorno in cui troverete sempre ciò che avete già trovato, capendo a quel punto che avete campionato a sufficienza ciò che c'è là fuori. Questo è esattamente il metodo applicato in paleontologia per testare statisticamente la completezza della documentazione fossile. È chiamato la curva del collezionista. Nella maggior parte dei gruppi di organismi sappiamo che la testimonianza fossile è sufficientemente completa da renderci certi che le carenze che osserviamo non sono artefatti legati al sottocampionamento o a una testimonianza fossile incompleta, ma in realtà a dati che richiedono una spiegazione. Alcuni evoluzionisti ormai lo dicono fuori dai denti, le numerose transizioni che ci si aspetterebbe non esistono, non ci sono, e spiegano la cosa affermando che non c'è stato il tempo nel passato perché questi scheletri di transizione si fossilizzassero. Il registro dei fossili non ha avuto tempo per incamerare e fotografare questi anelli mancanti. Questo era il punto di vista di due grandi padri dell'evoluzionismo contemporaneo, Gould ed Eldridge, che proposero una teoria chiamata equilibrio punteggiato, che fondamentalmente sosteneva che le specie cambiano così improvvisamente che non c'è tempo sufficiente per lasciare forme di transizione. In questo modo loro giustificavano la mancanza di forme di transizione nella documentazione fossile. Ma l'equilibrio punteggiato ha un problema. Se veramente le transizioni sono avvenute così rapidamente da non essere state fotografate dalle testimonianze fossili, ci sarebbe anche meno tempo per gli errori di copiatura genetici necessari per far emergere nuove funzionalità, nuovi organi, nuove strutture biologiche. Errori genetici capaci di produrre ex novo evoluzioni benefiche. E la teoria evoluzionistica si trova già ad affrontare un enorme problema di carenza di tempo. Quando si effettuano calcoli matematici utilizzando metodi standard da libri di testo di genetica delle popolazioni, semplicemente non c'è sufficiente tempo nella documentazione fossile per la mutazione casuale e la selezione naturale al fine di produrre i cambiamenti che si osservano. Diamo un'occhiata all'evoluzione delle balene. Si dice che le balene si siano evolute da un mammifero terrestre nell'arco di 11 milioni di anni. Questo tempo sarebbe realmente sufficiente per la creazione di una balena? Richard Sternberg possiede due PhD in biologia ed è stato ricercatore allo Smithsonian. Ha studiato nel dettaglio l'evoluzione delle balene. Immaginate di usare la vostra Volkswagen al fine di ottenere un sommergibile per andare sott'acqua di qualche migliaio di metri. Ebbene, questo è simile al passaggio da un mammifero terrestre a quattro zampe, il pachiceto, a un organismo che può completare il proprio ciclo vitale nel mare, partorire lì, allattare i piccoli, immergersi di migliaia di metri, cacciare i pesci, eccetera. Di quanti cambiamenti stiamo parlando? Direi da 10.000 a 20.000 o forse più tratti che devono cambiare. Può l'evoluzione non guidata ingegnerizzare tutti questi cambiamenti nell'arco del tempo che abbiamo a disposizione? Almeno produrre una sola nuova parte del corpo? Diciamo l'origine della pinna caudale. Allora, immaginando per dire che due geni siano coinvolti, secondo alcune stime servirebbero circa 43 milioni di anni per quei due cambiamenti. Semplicemente non c'è tempo a sufficienza. In questo caso possiamo provare matematicamente che è impossibile che l'evoluzione darwiniana sia stato il meccanismo attraverso il quale queste ipotetiche forme di transizione si sono evolute in questa serie. Il meccanismo dell'evoluzione darwiniana non è capace di ingegnerizzare nemmeno la creazione di una pinna caudale nel tempo dato. E per convertire un mammifero terrestre in un mammifero acquatico servono decine di migliaia di modifiche. Quindi se i meccanismi ipotizzati dal neodarwinismo, mutazione casuale, pressione selettiva e adattamento all'ambiente non riescono a farlo nel tempo dato, cosa può riuscirci? Il filosofo della scienza Steven Meyer ne parla nel suo libro Il dubbio di Darwin.
Ogni qualvolta si vedono emergere nuove forme di vita, è anche necessario avere nuova informazione. È molto simile al nostro mondo dei computer. Se si vuole aggiungere una nuova funzione al nostro PC, si deve provvedere informazione sotto forma di un software. E ciò è similmente vero per la vita. Se vogliamo costruire una nuova forma di vita animale, servono nuovi organi e tessuti, ma nuovi organi e tessuti richiedono nuova informazione genetica e altre forme di nuova informazione. E questa informazione deve provenire da qualche parte. Noi sappiamo da dove proviene. Che siano programmatori di software, architetti, ingegneri o artisti, tutti sono in grado di creare qualcosa di complesso e di nuovo, perché sono menti intelligenti. E le menti intelligenti sono l'unica causa nota nell'intero universo conosciuto capace di ottenere questo effetto. Which are capable of creating this effect. Questa non è una fallacia logica, un argomento dall'ignoranza, ma è semplicemente basato su una razionale inferenza alla miglior spiegazione. Gli scienziati hanno studiato la documentazione fossile per centinaia di anni ormai, e i dati sono evidenti per chi vuole vederli. Basta togliere gli occhiali del materialismo ed osservare. Cose viventi, piene di funzioni, bellezza, design, progettazione, non appaiono per caso. Una mente ha avuto un ruolo nella comparsa della vita, non importa se direttamente, indirettamente, con quale metodo e sistema. Un'intelligenza è alla base del nostro essere qui. Io e te non siamo incidenti di natura, frutto del cieco caso. Togliamo per un attimo gli occhiali del materialismo, del naturalismo e guardiamo gli esseri umani, e guardiamo le scimmie e cerchiamo di trovare le differenze. È una questione anche di buonsenso. Gli scimpanzé non parlano, non usano la matematica, non speculano, non cucinano, non ballano, non fanno musica. Ogni analisi sbrigativa dei grandi primati e degli esseri umani ha rivelato profonde differenze biomeccaniche, biochimiche, ma soprattutto nella natura e nell'animo. Con questo video si conclude il ciclo sulla abiogenesi, il DNA, la vita. Spero che abbiate sufficiente materiale per poter riflettere, avviare uno studio autonomo, realmente libero. E spero anche che vorrete far girare questi video, commentarli, lasciare un like, iscrivervi al canale e dare supporto, come potete, all'opera di conversione costante. Al prossimo appuntamento!